Un caro saluto da Senigallia Notizie. Questa intervista è dedicata ai murales che stanno dipingendo Michele Droghini, detto Geos, e Giovanni Schiaroli. Giovanni Schiaroli ha già fatto questa cosa sulla Riviera di Levante e invece oggi siamo qui a Riviera di Ponente con Michele Droghini, che collabora con l'associazione Introvisione e che sta dipingendo tutti questi bagni pubblici con i suoi murales, che sono famosi a Senigallia, nei sottopassaggi e in varie parti della città. Allora vogliamo chiedere a Michele. Michele, come ti è venuta questa idea da giovane di fare questi disegni? Nasce un po' tutto una trentina di anni fa, sinceramente. Vedevo che io sono originario di Mondolfo. Quella vita mi stava un po' un attimo stretta, cos'è? Stare sul paesino, stare nei bar, giocare, per i ragazzi non c'erano tante opportunità. Essendo figlio di ferroviere, in poche parole c'è l'opportunità di viaggiare. E la mia mamma con le mie sorelle, per seguire mio padre che lavorava la domenica, ci portava in giro col treno e guardavo dal finestrino nella tratta andando verso da Marotta, andando verso nord. Io guardavo fuori dal finestrino e ho visto, in poche parole, dei strani segni e mi hanno incuriosito, e da lì ho cominciato a riportarli. E hai visto che ti riusciva bene? Mi ha preso talmente tanto, e ringrazio questa situazione che ho notato, e adesso mi ritrovo qua a fare queste cose. Sì. Sono meglio vedere un muro con un dipinto di una farfalla o di un personaggio che vedere un muro bianco, no? Sicuramente sì, dal mio punto di vista. Poi questa idea che anche so quello muro bianco. Sì. Bisogna un po' un attimo. So comunque che questa è un'idea tua, no? Che state portando avanti con Introvisione, e dipingere i bagni pubblici, secondo me, è stata una bellissima idea. Posso spiegare com'è nata la situazione? È nata nel 2020, eravamo nell'estate del 2020, agosto. Chiamavo Monia un attimo per sapere come. Monia, che è la presidente, di Introvisione. Introvisione, ci parlavamo già da anni, mi chiedeva: dai, facciamo qualcosa con i murales, l'associazione. Ah, sì, va bene, per me non c'è problema. Così è stata casualmente una cosa molto semplice. C'è stato un periodo un po' di difficoltà a livello internazionale per la faccenda del Covid, e prima dell'inizio del 2021 ci siamo messi d'accordo e siamo andati a parlare con le istituzioni di Senigallia. Abbiamo presentato dei progetti, delle cose. La Monia ha riguardato più la parte scritta, artistica, e io quella più progettuale, concreta e tecnica. Qui sulla Riviera di Ponente quanti bagni sono? 12. Noi adesso pubblicheremo anche la mappa di quelli che sono. Di Ponente e di Levante in totale sono 17. Con accordi con le istituzioni senigalliesi ne abbiamo proposte di farne 12. 12. E a che punto sei? Quando finirà per... Come d'accordi, la consegna verrà il 7 luglio, se non sbaglio. Molto bene, 7 luglio. Lì vicino. Siamo quasi al termine, dal mio avviso. Bene, Michele, detto Geos, vuol dire qualcos'altro? Vuoi fare un saluto, qualche ringraziamento? Qualsiasi cosa tu voglia dire. Qui hai il microfono a disposizione. Io saluto tutte le persone che si emozionano nel vedere le mie creazioni.